Oggi, 14 settembre, alle 3 del pomeriggio di un giorno piovoso, ho preso servizio nella villa La Priora. I miei nuovi padroni sono Madame e Monsieur Lallaire. Questo cognome è assolutamente buffo. Quando la signora Lallaire mi ha detto che non ricordava il mio nome, le ho detto: mi chiamo Celestine. Io servo a tavola. È un'occupazione che adoro. È proprio lì, nel desco familiare, che si possono sorprendere i padroni nella loro bassezza umana. Lui è raso, secco, nervoso, ha un sorriso con un brutto tic sulle labbra. Sono questi i nuovi compagni. Roba da vomitare. Ora io non mi sento più in dovere, ma voi mio marito lo conoscete bene. È un uomo robusto e vigoroso, ha bisogno di un certo tipo di carezze. Quale tipo? Orario? Manuale. Sulle braccia, sulle spalle, sul petto, lì sotto, naturalmente. Sembra proprio un orso. Un bell'orso. Quella signora, per esempio, come si chiamava? Ah, sì, Madame Betancourt. Il suo giorno era il venerdì. Suo, del marito e anche di qualcun altro, ovviamente. Chissà cosa combinavano quelli. Il sabato mattina il loro lettone matrimoniale sembrava il palcoscenico di un teatro dopo una fosciata. Biancheria di qua e di là, cuscini pestati, scavati, schiacciati davanti allo specchio. Mi ricordo. Charles diventava sempre più insistente. I suoi occhi erano di un azzurro mai visto, una via di mezzo tra mare e cielo, e mi bucava dentro. Mi faceva sentire ingiusta, ingenerosa, fragile, schifiltosa. E mi fece sentire il suo alito caldo, che mi portava un odore dolciastro, qualcosa come un incenso di morte. Quando un uomo mi stringe, la pelle mi brucia, mi sento come ubriaca, come pazza, come selvaggia. Non ho più altra volontà se non quella di seguire il mio desiderio. E la seguo senza pensare più a niente. È stata la prima volta. Povero malato. Non so perché mi esce dalla bocca qualcosa che non vorrei dire, del tipo: meno male che te ne sei accorto, musone. Sì, va bene, dice lui, ma non è facile conoscere donne, che ci riesce? E poi tu venivi da Parigi. Ora te l'ho detto, credo di conoscerti bene. Mi guarda e mi ghiaccia il sangue nelle vene. Tu sei come me. Ti va o non ti va? Ti va o non ti va?